Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 3 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Se non è amore sarà almeno amicizia? Con Venere allo zenit facile partire per la tangente, immaginando un film sentimentale anche laddove il sentimento è di tutt'altra natura, amicale piuttosto, ma nulla di amoroso. Parla per voi Venere bellissima ma irraggiungibile allo zenit, inquadratura al vostro inquilino Marte, dunque sul quel fronte, a cui continuate a pensare, non c'è trippa per gatti. In vostro soccorso, però, dal settore delle amicizie cala con la sua aquila il grande Giove, che ve ne offre parecchie, tutta bella gente, simpatica, intelligente, sportiva, praticamente la vostra fotocopia. In loro compagnia non avrete tempo per crogiolarvi nel vostro disappunto, lacrimando sui rottami di una storia impossibile. Al termine del lavoro consolatevi uscendo, bisbocciando con allegria, conversando, ma facendo anche qualcosa di utile per gli altri. Alcune coppie potrebbero vacillare o si potranno addensare nubi tra i partner. Alcune scelte che si faranno si riveleranno sbagliate. Si cerca di imporre il proprio punto di vista soprattutto in amore, questo provocherà della crisi. Fermatevi finché siete in tempo, vi state inerpicando per sentieri tortuosi e in situazioni dalle quali sarà difficilissimo uscire. Usate il buon senso e non fatevi travolgere dalla passione. Non vi curate troppo dei giudizi e delle critiche che potrebbero piovervi addosso da persone invidiose e maldicenti. Curate solo di ascoltare i consigli di amici veri e sinceri. Meglio riflettere prima di prendere qualsiasi decisione oggi, se in amore avete qualche dubbio cercate di non chiarirlo proprio oggi. La giornata non è delle più adatte. Se credete che al peggio non c'è mai limite significa che non avete ancora particolare fiducia negli altri. Staccate una volta tanto la spina e godetevi qualche momento di relax durante il quale riflettere e approfondire il vostro modo di essere. Gli amori segreti rischiano oggi di farsi scoprire, usate prudenza se ne vivete uno, e se proprio non potete fare a meno di incontrare il vostro amato, almeno fatelo con discrezione. Ottimo l'amore anche se non conviene che affondiate proprio ora quello che pensate potrebbe essere un colpo decisivo per costringere il partner a una decisione definitiva. In altre parole bene ma non forzate la mano, potrebbe fondersi qualche motore. In amore non vince sempre chi fugge. Cercate di essere più presenti perché il partner in questo momento ne ha bisogno. Mercurio oggi agita i rapporti con amici e colleghi, incomprensioni e malintesi potrebbero essere la norma soprattutto in mattinata e nel primissimo pomeriggio. Abbiate più fiducia nel partner che riuscirà a tirarvi fuori da una situazione non molto piacevole. Potreste incontrare gente nuova, che darà, almeno per oggi, un senso nuovo e inaspettato alla vostra vita. In ripresa visibile la seconda decade, con una disponibilità sentimentale meno timorosa. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Vi sveglierete con una grande energia in corpo oggi, nonostante il duro periodo che state attraversando. Firmamento di febbraio gratificato da diversi corpi celesti che abitano segni per voi molto positivi e fortunati, come l'Acquario. In particolare Marte nel vostro segno vi invia influssi benefici di tutto rispetto e su vari campi. Prima di tutto la vostra concentrazione intellettuale, la lucidità mentale sono in questo momento in un vero stato di grazia. Specie se siete nati dal 22 al 28 di maggio potete fare affidamento su una intelligenza davvero di primo ordine. Grandi soddisfazioni per chi si appresti a superare esami, concorsi. Poi anche i rapporti sociali sono gratificati da una bella tendenza a essere sempre pimpanti, sempre pronti ad ascoltare, recepire e facilmente controbattere. Infine i rapporti amichevoli sono particolarmente affettuosi e guidati da una bella complicità in ogni iniziativa voi vogliate intraprendere. Sull'amicizia con Giove in sestile, giù l'amore con Venere allo zenit. Per pareggiare le cose non resta che dar retta alla luna in seconda casa e dare una cenetta a casa vostra.
con la scusa della giornata delle CR e con accento circonflesso PES divertirete tutti quanti e quando la bocca è piena di cose buone nessuno si sogna più di bisticciare, casomai vi faranno i complimenti. Amore ed Eros. Più che una realtà di fatto l'amore è un pensiero, un sogno, un desiderio, oppure un timore. Da soli ve la cavate benone, vi divertite, spendete e siete voi stessi a stabilire il ritmo delle vostre giornate, per questa ragione pur gratificando e appagando la vostra indipendenza, l'arrivo di una persona speciale che potrebbe affiancarvi a vita, vi intriga insieme e vi spaventa. Benvenuto amore, ma addio libertà. Momento sì per tutti gli amori che desiderino trovare una dimensione allegra e giocosa, senza pastoie emotive di sorta. I più favoriti nati nella seconda e nella terza decade, Marte e Saturno spianano i vostri passi. Lavoro e denaro? Spese impreviste o addirittura debitucci, gli amici vi salvano in corner ma non prendeteci l'abitudine. Vi piacciono le cose belle e avete un gusto raffinato, ma questo non significa che dovete acquistare tutto ciò che vi intriga oppure sospirare per settimane finché qualcuno ve lo regala. Nota per i creativi, di sole ispirazioni non si vive, bisogna trovare anche il modo di pagare l'affitto e riempire quotidianamente il piatto. Avete bisogno di una piccola pausa in per raccogliere le idee a proposito di un progetto che non vi sembra più così conveniente e che probabilmente potrebbe darvi più problemi che soddisfazioni. Giornata in cui potete riuscire a ottenere risultati considerevoli nella vostra attività professionale. Solo i nati della prima decade sono sotto lo stimolo negativo di Venere in Pesci e devono fare particolare attenzione a non distrarsi, né a innervosirsi per nulla. Benessere. Piano con la gola, il mercato offre un sacco di cose buone, salumi e formaggi, pane cotto in forno a legna, ma a parte i prodotti della terra, le buone verdure e la frutta di stagione, tutto il resto va tosato con parsimonia, anzi a detta dell'amico nutrizionista andrebbe bandito dalla tavola se la bellezza è il vostro pallino e volete raggiungere una forma perfetta prima dell'arrivo della primavera, con i suoi abiti leggeri e pratici. Ma rivelatori di rotondità, date addio alla mortadella o al provolone. Mettiti in contatto con un amico perduto, offriti di aiutare suo figlio a fare i compiti, chiedi al tuo partner un po' di tenerezza. Qualunque cosa tu possa fare per ottenere il massimo dai tuoi rapporti personali è raccomandata oggi. Per lei, tra amiche vi scambiate di tutto, ricette segrete, abiti, bijoux, libri, tranne il fidanzato. Bella forza, tutte felicemente spaiate, single di ritorno. Per lui, tante velleità artistiche da coccolare, il successo non arriverà subito, difficile farsi notare nell'ambiente, ma se avete numeri, e li avete, col supporto di un amico che conta potreste arrivare a realizzare i vostri sogni. Non tagliate il filo del vostro aquilone color creatività. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.